Benvenuti ragazzi al blog della mela, ottavo episodio. Quest'oggi andiamo a vedere altre due applicazioni che si possono fare con Automapper. Prima cosa, comunque, voglio ricordarvi che i flussi di lavoro che create con Automapper devono essere collocati in utente, nella cartella utente, libreria, workflow, application finder. Dopo rapidamente vi farò vedere dov'è, ma è molto semplice, non è assolutamente incasinato. E se i file di lavoro sono collocati in quella posizione, cliccando col tasto destro del mouse vedrete appunto il flusso di lavoro che avete creato voi. Allora, torniamo alla lista delle applicazioni che dobbiamo vedere. Siamo arrivati alle prime 4, le ultime due a ricordare comprare le due dimensioni delle immagini. Quest'oggi andiamo a vedere come inviare fax, ricordandoci, riallacciandomi al secondo episodio del blog della mela, e dopodiché andiamo a vedere come si fa a impostare una sveglia con la playlist musicale, ovvero all'accensione del vostro Mac partirà la playlist da voi selezionata, che dopo potete spegnere tranquillamente quando volete, ma comunque nel frattempo, mentre si accende o è acceso, funziona. Ricordo i due link del primo del sito, il nuovo sito internet fatto ieri del blog della mela.altervista.org, dove troverete sfondi le varie applicazioni che stiamo vedendo in questo keynote, e sotto vi ricordo il mio canale di YouTube. Allora, passiamo immediatamente a vedere Automator. Ormai Automator, il solito robottino, solita schermata, eccoci qua. Come sempre, scelta ad hoc, scegliamo ad hoc. In questo caso dobbiamo inviare appunto i fax. Ora andiamo a cercare ottieni elementi vediamo nel finder specificati. In questo caso sì. Ecco qui andiamo a premere, ora qua. Andiamo ad aggiungere il file. Io in questo caso, cioè, me lo sono salvato nella mia cartella documenti, o no, nella mia cartella utente, faxato, e qui c'è il codice di sicurezza per inviare i fax. Lo aggiungo alla lista e questo viene immediatamente indicato. Dopodiché vado a cercare l'azione nuovo messaggio email, lo aggiungo qua sotto, eccoci qua. E qui cosa si provvede a scegliere? Ora, prima di tutto bisogna indicare il destinatario. In questo caso è faxgratis at faxator.com. Nell'oggetto, naturalmente, in base al fax che dovete inviare, cambiate il numero. E dopo dovete scegliere l'account. In questo caso andiamo a scegliere l'account di registrazione, che era addirittura gmail.com. Effettuato questo è il flusso di lavoro per creare, eseguiamolo. Come vedrete adesso apparirà immediatamente, eccolo qua. Un attimo che riduciamo troppe cose aperte, ecco qua, troverete un nuovo messaggio con il destinatario e il codice di sicurezza già legato. Torniamo giù a vedere Automator. Qua invece di salvarlo come plugin, facciamo sempre regista con nome e selezioniamo fax, tipologia, formato, applicazione. Registriamo. Il gioco è fatto. Chiudiamo faxato, eccolo qua sopra in alto. Fax, se io clicco due volte, automaticamente verrà fuori la. Eccolo qua, come al solito io ho indicato la possibilità di mostrarmi il flusso di lavoro in funzione, ed ecco qui che parte il flusso di lavoro con allegato il codice di sicurezza per poter inviare i fax. Dopodiché, qua non registriamo questa email, ma qua ne ho aperte due, va bene, perché vedete che ho cliccato due volte. Dopodiché andiamo a vedere per quanto riguarda effettuare la sveglia. Allora, abbiamo sempre Automator. Andiamo a cercare, ora c'è un attimino, eccolo qua, ad hoc, scegliamo,
Qua cerchiamo, allora, ottieni in questo caso playlist, ovvero una playlist da voi selezionata in iTunes. Un attimo che ho smesso a fare le bizze. Vediamo. No, non è questo, non è quell'altro. Vedi, ottieni elementi. Allora, ottieni elementi selezionati. Eccolo qua. No, ne ancora. Dov'è allora? Ottieni elementi specificati. Scusatemi. Eccolo qua. Ottieni elementi specificati. Vale la regola uguale come Faceto. Qua facciamo aggiungi. Quando cliccheremo aggiungi, compariranno la cartella dei vostri media e qua potete scegliere voi la vostra playlist da far partire. Io in questo caso faccio partire la playlist che ho nell'iPhone, aggiungiamo e come vedrete comparirà qua il nome della vostra playlist. Dopodiché andiamo a cercare la funzione, l'azione riproduci playlist di iTunes. Lo aggiungiamo qua sotto. Perfetto. Potete vedere la scelta anche se dire ripetizione o casuale. Fatto questo, semplicemente archivio, registra, scriviamo sveglia, formato di documento sempre applicazione. In questo caso la salviamo in scrivania, la potete scegliere voi dove salvarla, non c'è nessun problema. Abbiamo salvato, perfetto. Per mettere la sveglia dovremo andare dopodiché. Ora, questo è la prima parte. Dopodiché dobbiamo andare in preferenze di sistema. Perché adesso abbiamo determinato quale playlist far partire come sveglia. Dopodiché non ci sono altre operazioni da effettuare. Si va semplicemente nella preferenze di sistema. Prima di tutto si va nella voce account. Sta caricando, eccolo qua, entrate come amministratore, eccolo qua, abilitiamo le modifiche, andiamo in elementi login o login come volete voi e qui sotto andiamo ad aggiungere un'applicazione che avete creato, in questo caso andiamo a scegliere in scrivania, dov'è che avevo salvato? In scrivania andiamo a scegliere l'applicazione sveglia, aggiungiamo e questa sarà un'applicazione automaticamente spuntate la casella e come dice il testo qua sopra, questi elementi si apriranno automaticamente al login, ovvero una volta che accedete e così date l'input. L'ultima cosa che manca è decidere l'orario. E l'orario si decide attraverso nel menu risparmio energia. Un attimo, attendiamo il caricamento. Anche quest'oggi il MacBook è una brace. Eccoci qui, risparmio energia. Andiamo a vedere la sezione programma, dove qui decidete avvia ogni giorno oppure decidete voi il giorno della settimana. E impostate l'orario, come che ne so, ad esempio le 8 e 30. Fate ok e automaticamente il gioco è finito, è fatto, completato. Questa funzione di sveglia comunque bisogna ricordarsi che funziona per chi non ha per chi ha l'accesso senza la richiesta di password. Invece chi ha l'accesso con l'accensione dopo per entrare nel sistema operativo occorre la password, questa sveglia non può, no, no, non funziona. È possibile semplicemente per chi non accede senza password. Basta, nient'altro. Per oggi è tutto, ragazzi. Vi ricordo qua è il mio canale. Eccolo qui. E dopodiché il sito internet, il blog della mela.altervista.org. Eccolo qua. Ciao ragazzi. Alla prossima. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e intanto grazie a tutti i già iscritti presenti. Ciao!